Ciao, sono Giancarlo Barbarisi, oggi mi trovo a un convegno che è organizzato appositamente per gli imprenditori che vogliono far arrivare i finanziamenti alla loro impresa e sono qui con un grandissimo esperto di finanziamenti europei che è Fabio Centurioni. Ciao Fabio, benvenuto e bentrovato. Ciao, grazie. Come stai? Tutto bene. Tutto bene, grazie. Senti, andiamo subito al sodo e andiamo a vedere subito quello di cui si è parlato nel corso del convegno di oggi. Una cosa, una curiosità mia personale, quali sono gli errori principali che vengono commessi quasi sempre quando un imprenditore, un aspirante imprenditore o uno start-upper chiede un finanziamento pubblico a qualche istituzione? Allora, il primo errore fondamentale che viene fatto è il business plan che viene sembra fatto con i piedi. O non viene fatto affatto il business plan, non viene preparato un business plan e quindi l'imprenditore si rivolge alla banca a chiedere il finanziamento senza un piano di lavoro, ma oppure fa un business plan proprio striminzito di poche pagine da presentare a un interrogatore, ma l'interrogatore che ti rilascia un finanziamento a fondo perduto, cioè un fondo che non devi restituire, non si accontenta di un business plan di 2 pagine, è molto articolato. Quindi questo è il primo errore. Il secondo errore che spesso e volentieri l'imprenditore fa è che spende i soldi, compra le attrezzature, gli arredamenti, il software, l'hardware prima di aver mandato via la domanda di agevolazione. Quindi è un imprenditore che investe i suoi soldi prima ancora della partecipazione al bando pubblico. Perché è un errore e soprattutto puoi farci qualche esempio? Certo, il primo esempio fondamentale è quello di un'impresa che deve partire. Sono dei giovani che devono aprire un centro estetico, una parrucchieria o un bar o un ristorante, solo per fare quegli esempi più piccolini. E cosa fanno? Prima avviano l'impresa, vanno dal commercialista, aprono la partita IVA, vanno in banca a chiedere un piccolo prestito e cominciano a fare le spese. Poi all'improvviso si accorgono che c'è un fondo perduto che agevolava proprio le nuove imprese. Vengono da me, chiedono di fare il business plan per partecipare alla domanda, ma ormai è troppo tardi perché le spese hanno iniziato già a farle e quindi questo è motivo di esclusione. Perché la previsione di bando molto spesso qual è? È quella di farle la domanda prima con i preventivi di spesa, quindi ricordiamoci, prima con i preventivi di spesa, presentare i documenti e il business plan, il progetto d'impresa. Fabio, 2 secondi fa hai detto 2 parolacce, fondo perduto, puoi dire per piacere di che cosa si tratta? Significa che una percentuale delle spese che farai ti viene rimborsata, non la devi più restituire, quindi un 50% fondo perduto significa che se devo spendere 100.000 euro per arredare il mio bar, la mia attività nuova, 50.000 euro ti vengono dati dalla regione o dall'ente pubblico che finanzia l'iniziativa. Quindi possiamo dire in modo un po' brutale, un po' grezzo, che sono soldi che lo Stato regala alle imprese? In questo caso sì, però bisogna fare gli step preliminari. Bene, proprio per questo motivo ti metto un pochino in difficoltà, ti faccio una domanda. Supponiamo che io sia un artigiano che vuole un pochino espandere la propria attività perché il mercato sta andando e sta funzionando. Bene, che cosa devo fare in questo caso? Cos'hai, una piccola ditta edile che deve comprare un muletto elettrico nuovo? Per esempio, ok. Oppure devo comprare un piccolo tornio a controllo numerico per eseguire una lavorazione nuova e ampliare la mia gamma di prodotti? Per esempio. Perfetto. Cosa devo fare? Anche in questo caso è fondamentale inviare la domanda con i preventivi di spesa, perché anche qui è l'errore che fanno molti artigiani: vanno in banca, si chiedono un prestito, si indebitano per comprare il macchinario, poi vengono da me e mi chiedono: oh, c'è il fondo perduto per finanziarmi una parte di questo macchinario? Sì, c'è, ma siccome l'hai già comprato, hai già fatto la spesa, l'ente pubblico che cosa ti dice? Bravo, hai trovato i soldi per finanziarlo, perché ti devo aiutare io? Quindi nel 90% dei casi la domanda di finanziamento va mandata via prima sul progetto di investimento, prima di fare la spesa. Perfetto, grazie. Questa sinceramente a me sembra un'informazione fondamentale. Perché? Perché non rispettare queste procedure che ci ha appena esposto Fabio significa non poter sfruttare, non poter utilizzare delle opportunità importantissime che vengono offerte ovviamente dall'Europa e quindi dall'Italia grazie ai soldi dell'Europa. Scusami se passo di palo in frasca, il terzo errore che ci ha detto più importante che viene commesso dagli imprenditori quando devono presentare una domanda di finanziamento. Il terzo errore è quello di non coordinare i cumuli di agevolazione. Che cosa sono i cumuli di agevolazione? Incredibilmente, mai come quest'anno, si è verificata una situazione in cui il governo ha messo insieme una serie di agevolazioni che si possono cumulare una con l'altra fino a 28 agevolazioni. Quindi faccio un esempio pratico: dal 1° di gennaio
è possibile fare la domanda di contributo a fondo perduto per il 65% con un bando particolare per acquistare nuove attrezzature, a cui puoi aggiungere il super ammortamento, a cui puoi aggiungere il bonus di innovazione, ricerca e sviluppo del 50%, la legge Sabatini che ti rimborsa gli interessi sulla parte rimanente. Quante informazioni? Questi sono 5 cumuli, ma possiamo arrivare addirittura a 28. Però gli altri 23 quando ce li racconti, Fabio? Al convegno che faremo presto. Per quale motivo abbiamo deciso di organizzare insieme questo convegno? Per due motivi. Il primo, per non far perdere agli imprenditori le 28 agevolazioni cumulabili quando devono fare o un ampliamento dell'impresa esistente o devono avviare una nuova impresa, che può essere l'avviamento di un'impresa da zero o l'avviamento di un nuovo ramo di impresa. La seconda cosa è insegnare a sfruttare come si fa a fare un business plan vincente, appunto, in modo tale che di convincere sia la commissione valutatrice del fondo pubblico a concedere il finanziamento, sia il direttore di banca per la parte non compresa nel fondo perduto. Perfetto, ma io ti faccio una domanda scomodissima adesso e probabilmente tu mi dirai che non mi risponderai. Quando si fa un business plan fatto bene e soprattutto quando si conoscono tutti quanti, li possiamo chiamare i trucchetti messi in palio dall'Europa per aggiudicarsi i soldi dell'Europa, di quanto aumentano le probabilità di ottenere un finanziamento? Ecco, quello che tu chiami trucchetti in realtà sono i paragrafi del business plan a cui l'Europa dà un punteggio. Ogni paragrafo dà un punteggio, quindi non è nulla lasciato al caso. Quindi quanto incide moltissimo, e noi il giorno del convegno sveleremo quali sono i punteggi che vengono dati in ogni paragrafo per ottenere il massimo del punteggio, sia in termini di finanziamento per enti pubblici che per quelli bancari. Sicuramente dopo queste informazioni avrai il 90% di informazioni che tutti gli altri imprenditori non hanno, e quindi parti non con una marcia ma con due marce in più quando ti presenti agli enti finanziatori a chiedere questo tipo di finanziamento. Perfetto, quindi non rimane altro che dare l'appuntamento a tutti gli imprenditori, gli aspiranti imprenditori e gli start-upers al prossimo convegno, durante il quale Fabio Centurioni e Giancarlo Barbarisi ti daranno tutte le informazioni che servono per scrivere una domanda di finanziamento ad hoc e accompagnarla con un business plan fatto come si deve. Bene, quindi non mi rimane altro che dirti di scrivere il tuo nome e di lasciare qui sotto una email valida e prenotare il più velocemente possibile il posto a questo convegno, perché io e Fabio Centurioni e abbiamo deciso appunto di avere dei posti limitati per poter seguire nel miglior modo possibile tutti i partecipanti al nostro convegno e ai corsi che terremo successivamente. Io sono qui, ringrazio ancora Fabio Centurioni. Ciao Fabio, grazie. Ringrazio te. Ci vediamo sicuramente al più presto. Ciao, grazie.